Senti un po', signor, che mancati sti due meloni? E bella a tutti i nostri di oggi sul canale di Zeraptor. Siamo tornati finalmente su Horizon perché, come saprete, tra poco uscirà il DLC, manca veramente poco. In questo momento che sto registrando mancano solamente 2 giorni e noi siamo più che pronti. Allora, siamo spawnati qui nella zona più caciarona del gioco perché sti mercanti non vanno a dormire, pure è notte piena. Perché di solito io sfrutto questo mercante. Ho fatto il New Game Plus, quindi ho, diciamo, rifatto parte della storia. Se vedete sulla mappa, poi ho sbloccato di nuovo tutti i colli lunghi, ho risbloccato, ho fatto tutte le sfide dei campi di caccia in modo tale da riottenere delle armi, infatti ora ve ne parlo. Ho fatto tutti i calderoni e mi sono portato avanti con la storia perché non so se nel DLC sarà richiesto di rifinire la storia o meno, questo lo vedremo più avanti, cioè, sinceramente, non è un problema, dato che sto più o meno a metà e la posso finire quando mi pare, insomma. Allora, io vengo spesso da sto mercante, mo vi faccio vedere, sicuramente lo saprete, ma hanno introdotto col New Game Plus tutte le armi che praticamente hanno slot con 4 modifiche, in modo tale che sono veramente OP, raga. Dovete alla fine comprare solamente l'arco di precisione e l'arco da caccia superiore. Io l'arco da caccia superiore, come vedete adesso nell'inventario, ancora non ce l'ho. E perché comprare solo queste due? Perché le altre, se voi rifate tutti i 15 soli ardenti delle sfide, vi ridanno sempre le armi dorate con 4 slot. E come vediamo, cioè, sono, cioè, ho 4 slot, ragazzi, veramente OP. Sicuramente ci farò dei video con delle build, ma, cioè, raga, guardate qua, hanno il massimo di danno la fionda. E io ho messo 3 modi di danno, una di, vabbè, praticità. L'arco da guerra invece mo l'ho fatto misto, fulmine, corruzione. Però lo fa misto, fulmine, gelo, oppure lo fa più solo fulmine con più praticità, in modo tale che spari più veloce. Il lanciacorte, raga, è distruttivo, cioè spara a una velocità assurda, mo lo vedrete. E perché ho farmato un po' di roba, un po' di modifiche, ho aumentato ovviamente tutto lo slot, diciamo, possibile al massimo. Sta roba non mi serve e la scarto. L'unica cosa che mi manca a me da questo mercante è l'arco. È questo qua, l'arco da caccia superiore, perché a parte che non ho i cuori di vedetta, me ne manca uno. Non ho i frammenti di metallo perché l'ho spesi tutti per comprare le altre armi. E non ho i cuori di avis tempesta perché prima ne ho uccisi 5 e non sono morti mai nella vita. E a parte che stira ogni 3x2, perché in New Game Plus, raga, i mob non muoiono, sono veramente OP. Ma poi su 5 che ne ho uccisi, mi avessero droppato un pezzo una volta. Che andremo a fare oggi nel video? Allora, innanzitutto passo al mio solito punto di ritiro merci, cioè il punto in cui farmo legno e le piante di guarigione, tutti gli altri tipi di piante che sta qua vicino a sto mercante. Ecco qua, vi basterà attraversare, diciamo, sto ponte e tutta sta zona qua col prato è piena piena di roba. Cioè, veramente, raga, guardate, c'è sta una pianta ogni 2 metri. Ok, diciamo che ho raccolto la roba e adesso andremo a uccidere una vistempesta, dato che comunque devo cercare di droppare quei cazzo di cuori, perché, mo, no, beh che non c'ho i soldi, però prima o poi ce li avrò. Io di solito vado questo qua giù, vicino a sto laghetto qua, andate a sto falò e ve lo fate con tutta tranquillità, nessuno vi circonda. La vistempesta non è vulnerabile a nulla, resistenza a fulmine, quindi andremo subito a levare le mod. Fulmine qui, mettiamo full gelo. Proprio tanto gelo. E gli aumento la praticità 60%. Sì, 60%. E mi metto il lanciacorde, questo qui. E così lo butto a terra subito. Allora, signora Tempesta, venga qui, bravissimo. Eccola. Mi raccomando, quando schivate i colpi della Vistempesta, fateli tipo sinistra, poi giri a destra. Che lui prende e spara in anticipo su dove tu stai andando. È un po' un fio dell'Androchia. Comunque, raga, guardate quanto veloce spara con 4 mod. Bravo, uccellaccio, cadi per terra. Allora, facciamo fuori subito i contenitori di Vampadierro. Così ce li togliamo. Uno. L'altro lo faccio dopo. Carico un po' di frecce dirompenti, giusto per levargli la protezione ai contenitori davanti. Porca merda, non tirare troppo. Lo so, raga, gli ho aumentato il danno a una cifra. E conta, leva troppo. Sì, chicca, non mi pi. Il problema è che mo. Ah, quella era quella pesante, mortacci sua. Oddio, il problema è che mo. Se deve decidere a scendere. O famo scendere con la forza. Maledette foglie, non vedo più nulla se vi mettete davanti. Contenitore di merda, ti puoi scollare? Niente, non me lo pia.
Oh, ok. Non dovrebbe congelarsi subito con colpo. Ce ne devo aggiungere uno a posto. E mo che è congelato. Oh, buoni, buoni, buoni. Mi sta caricando, mi sta imbrutti. Via, 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 mortacci tua. Mo che è congelato, freccia a manetta. Perché tanto è praticamente tutto critico. Da quale distanza? Sì, però te muovi troppo, fio mio. Ok, stordito. No, dai, no. No, mo pure voi no, levatevi. C'è ancora un contenitore di vampa dietro. A trovarlo. Eccolo. E ha rotto il cazzo. Vabbè. Ok. Non tanto per lui, ma tanto per questo. Cosa? Quanta cazzo di vita mi ha levato? Cioè no, raga, mi ha veramente, ma veramente shottato male. Ma era bazzelletta! Ma seriamente? Oh, vaffanculo! Ogni tanto devi hanno quei momenti proprio potato in cui non riesci a fare un cazzo. Boh, un po' di frecce ad buffo. Fate frecce giusto, ecco, per fargli danno. Se riusciamo a farlo cadere pure stordito, sarebbe una bella cosa. Ok, ottimo. No, nell'acqua. Figlio della merda. Ma non posso sparare dall'acqua. Fottiti, uccello di merda. Vabbè, e ci rimbruttisce. Guardalo, quanto pare arrabbiato. Ma proprio tanto. Oh, l'hai appena fatto, chicco. Pure te, Aloy, de merda. Sta in piedi un po'. Presa, a posto. Preparo altre frecce in caso non si dovesse congelare. E infatti. Congelato. Mo. De nuovo. Frecce quelle potenti. Quelle devastanti. Spara a manetta. Stai fermo, grazie. Arrigate stordito. Stavolta non nell'acqua. E mo da dietro. La vampa, dove sei la vampa? Guarda come si copre. Infame. Un andato. L'altro non l'ho preso. Però ha fatto un bello gioco. Che c'è ancora l'altro contenitore di vampa da fargli esplodere. Bravo. Mi piace quando mi obbedisci. Mo. Stai fermo. Preso. E prepariamo frecce congelanti in caso non deve. Non stiri. Vabbè, c'è fissa. Vabbè. Muoio. Sì, sì, fissa c'è. Bravo. Fissaci che io sparo a mitraglione là in mezzo. Si è buggato, raga. Non ci attacca più. Si è arreso alla nostra forza. Ma seriamente, ma che cazzo gli è preso? Tutta calma. Da notare quanta vita abbia, cioè, seriamente. Con tutto che stava fermo a prendere le mazzate. Oh, mo. Te prego. Ti prego. Treccia di cristallo. Ma vaffanculo. Niente. Totale di 6 avis tempesta. 0 cuore di avis tempesta. No. Mi hanno proprio rotto il cazzo. Allora, signori. Questo è andato. Non ne vorrei fare un altro. A parte che mi stanno sul cazzo. Oggi ne ho fatti pure un po' troppi. Ma solamente mi servono i manticeri. Mi servono i manticeri. Quindi andiamo a fare i manticeri incendiari. Vabbè, alla fine l'ho trovato, stanno qua vicino. Andiamo da qua. Si è accorto di noi, quindi partiamo. Spariamo per terra in modo tale da staccargli la copertura sotto per la vampa. Poi se carichiamo frecce congelanti a stecca. Detto congelanti. Che guarda, guarda quanto leva. Madonna, 4 mod è proprio. Proprio troppo P. Poi una volta congelato spara bombolone fino a che non esplode. Ok, magari mi allontanavo un po' di più, era meglio.
E mo sta bello in fiamme. Aspettiamo che subisca un altro po' dei danni. Anzi, diamogli un altro e due frecce devastanti in bocca. Famogli esplode pure quello sotto, va. Scelto il punto sbagliato. Però, no, 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 pure l'amico no, però. E uno. Madonna, raga. Frecce congelanti contro i mantici, so proprio il devasto. Poi vabbè. E ole. Così pia fuoco pure l'amico. Bravo. Vagli vicino. Stagli vicino. Ok, uno è andato a terra. Mo' una volta che a terra. Molto facile. Ah no, questo c'è ancora. Questo è ancora protetto. Gli sparamo i contenitori di vampa. Oh. E riesplode. Va la terza volta. Purello. Vabbè. Vanno giù veramente troppo facilmente con queste frecce congelanti. Oh, è uno andato. E ma una volta che a terra lo finimo. E va fangulo. Porca troia. Oh, dammi il cuore. Treccia luminosa. Ma io non ho capito, no, ma oggi. Ma a me volete da niente. Tessuto più 7% di furtività. Bella merda. Finiamo una cosa. Dato che mi serve pure un core di secodonte. Vediamo se riesco a droppare. Secodonti stanno qua. E sono ancora più facili dei mantici. Allora raga, mentre ci accingiamo a finire il video, perché comunque dopo che avremo fatto i secodonti, mo droppano o non droppano, non posso far durare un video 60 minuti solo perché non mi droppano una mazza. E perché sto cinghiale non stira. E io non so ancora cosa porterò del DLC, perché ovviamente non prevedo il futuro, non so cosa tratterrà. Non credo di portare la storia, perché, cioè, la giocate tranquillamente voi. Porterò qualche side quest, porterò magari qualche cosa interessante che trovo. Riporterò i video delle build, dato che comunque mo con 4 slot di mod si possono fare delle build ibride. Tipo corruzione, gelo, tipo solo danni, massimo della praticità. Insomma, ci si può sbizzarrire molto di più rispetto a prima. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa volete vedere. Se va bene pure così, che cazzeggiamo insieme. Probabile farò anche delle streaming. Ah, a proposito, mentre scuoio questi, che tanto, raga, per i secodonti, usate 3 frecce di fuoco col massimo di... ecco. Le modifiche al fuoco messe al massimo e vanno giù subito. Ah, vi lascio in descrizione il canale, non solo il mio di Twitch, ma anche quello del clan, perché se ci seguite da lì io farò delle streaming sia sul mio sia su quello, in compagnia o non. E Horizon, altri giochi tipo Rocket League, Destiny 2, Gran Turismo. Insomma, se ve va, andate lì in descrizione. Io finisco sto tizio qua. Oh god, you drive them crazy every time they see you, baby. Looking fine like a lady, like a dime you got him chasing by the sun. È morto alla fine da solo col fuoco. Treccia luminosa. Sì, questo manco è blu. Ma questo ho già scogliato. Niente. Beh, signori, dopo una non proficua giornata di caccia, tra una vista in peste di merda, i manticeri e i secodonti che oggi sono tirchi, qui da Zeraptor è tutto. Noi ci vediamo tra qualche giorno per il DLC di Horizon. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale. Vi ricordo, come sempre, di cliccare sulla pubblicità, perché sono povero e a breve mi scioperò il PC nuovo. E qui da Zeraptor è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bello.